Salve carissimi amici YouTube, bentornati nella soffitta di camera mia. Oggi vi volevo parlare di Superman, Terra 1, volume 2. Grazie a Simo per avermelo prestato, così mi aveva prestato anche l'1, l'1 che vi ho già fatto la video opinione. Questo giro andiamo avanti, progrediamo nella storia. Testi sempre di Straczynski per i disegni di Shane Davis, che come potete già intuire da qui, sono una figata pazzesca. La componente grafica di questo albo è qualcosa di veramente sublime. Apro una pagina a caso e ok. La storia non è male, nel senso che Straczynski cerca di ben suddividere questa storia in due filoni, due sottotrame fondamentali, due o tre sottotrame. Da un lato c'è Lois Lane che cerca di capire chi sia Clark Kent e perché Superman si sia fidato di Clark Kent. Ed è una sottotrama che probabilmente avrà delle conseguenze nel prossimo albo, presumo. Non ce l'ho sotto mano, non l'ho letto, quindi è un'ipotesi che mi sono fatto. La trama principale della storia con Superman che deve affrontare il suo nemico del momento, che è il parassita, nemico che io non conosco, non conoscevo e che non mi ha colpito particolarmente, un pochettino perché il suo potere deriva dal fatto che è un parassita e come tale assorbe potere, assorbe l'energia dagli altri. E un po' perché come background del personaggio non è che ci fosse poi niente di così interessante o originale da raccontare. È narrato bene, questo sì, ma non è niente di così sconvolgente. La terza sottotrama invece riguarda Clark Kent, che distingo da Superman per il semplice fatto che Clark Kent è la maschera di Superman. Questo ormai lo do per assodato. E come sa di essere un essere superiore agli altri esseri umani, è sa di essere, potersi considerare una semidivinità, ma allo stesso tempo cerca di, fa proprio per questo difficoltà a relazionarsi con gli altri, a trovare dei punti di contatto, non sa come muoversi, non sa cosa dire, non sa cosa fare, è in difficoltà in relazione agli altri uomini. E un pochettino subentra anche qui la sottotrama di Lois Lane che fa tutte le sue dovute indagini. Ed è la sottotrama che in realtà mi è piaciuta di più, vedere l'umanità di Clark Kent che non sa bene come agire, non sa bene cosa fare in un contesto così urbano. E tuttavia questo qui non mi basta, cioè non mi salva, non che l'albo sia da buttare, anche perché a livello d'azione è stato più coinvolgente questo volume 2 che il volume 1. Ma non è il Superman che mi aspettavo. C'ha anche due o tre punti oscuri che non mi hanno convinto, non mi sono piaciuti del tutto. Non è quindi una storia che scarterei, direi di saltare a tutti i costi, ma è una versione alternativa di un personaggio piuttosto classico che resta comunque molto simile a come deve essere, come dovrebbe essere nella continuity tradizionale, ma che rimane un pochettino più oscuro, un pochettino più darcheggiante, che ci sta e non ci sta. Non mi è piaciuto del tutto come supero, non è il modello di giustizia pace che mi aspetterei o che mi sarei aspettato in questa storia. Il finale lascia presumere che c'è stata anche una rivisitazione di quello che è Lex Luthor e come questo si muove, e che questo qui sarà il villain, l'antagonista del terzo volume, che ammetto, per completismo non mi dispiacerebbe leggere, ma non penso che acquisterò, quindi sia mai che qualcuno me lo presti, a quel punto potrò fare anche una video opinione su quello. Insomma, un albo che non boccio a priori, ma che non mi sento di consigliare a chi cerca una lettura su Superman. Una lettura, una chiave un pochettino diversa ad uno che già conosce però il personaggio di Superman, come in questo modo qui, in questo senso qui, magari sì, è una storia che potrebbe essere letta, ma di sicuro c'è di meglio. Presumo ci sia di meglio, almeno voglio sperare che ci sia di meglio sull'Azzurrone. Detto questo, ci vediamo alla prossima video opinione del canale.